Bella ragazzi, sono Flayne, bentornati! Siamo qui oggi su Minecraft, in questa sorta di buco appunto, circondati da un sacco di accette, con le tre mappe che ci permetteranno di passare da Nabo a Pro su Minecraft. Intanto questa forse è meglio non scardinarla. Ma prima di cominciare ragazzi, io vi lascio subito un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare almeno, fatemi pensare un attimo, quanti like potremmo arrivare quest'oggi ragazzi. Potremmo fare almeno 7000 per questo video. E commentatemi qua sotto che ho scritto a lot of accette, perché ce ne sono veramente tantissime. Comunque ragazzi, le istruzioni sono la parte più interessante di questo gioco, va bene. Non si vede assolutamente nulla, ma cominciamo immediatamente. Siamo dentro una stanza buia con un villico. Che devo fare qua? Devo andare a trovare sto villico probabilmente, mi sembra ovvio. Signor villico, buongiorno, salve, come sta? Qua c'è un pulsante. Ah, devo aiutare in pratica il villico a fare robe. Perché non mi dà il tempo di capire cosa devo fare? Comunque, siamo in un terreno. In pratica, raga, questa mappa funziona così. Noi dovremmo, in base a certe funzioni di Minecraft riguardanti il craft e cose varie, riuscire a completare dei puzzle. Quindi in questo caso noi ragazzi siamo in questa sorta di casetta senza la porta. Abbiamo un sacco di casse, tra l'altro una si chiama cake, una cassa, quindi raga già questo è un indizio. Dovremmo fare delle torte. Sì, ma dove le trovi queste robe? Non è che devo andare al supermercato. È qua al supermercato, buongiorno, cosa devo fare? No, è tutto chiuso. Bellissima raga, poi il tipo che dice dai ho fame, proprio. Ok, allora dobbiamo mettere quello che dobbiamo craftare appunto in cima a questo tronco, perfetto. Qui vedo un crafting table, abbiamo dei secchi, quindi probabilmente dovremmo mungere una mucca. Qua abbiamo delle uova, quindi appunto l'ipotesi torta aumenta sempre di più. E qua c'è un pulsante. Ah, ok, perfetto, questo spawna le mucche. Signora mucca, spawni da bravo. Ok, voilà, il latte l'abbiamo. Adesso cosa dobbiamo fare? Ci manca ancora il grano, ovviamente, perché per fare una torta, signora mucca, non mi venga a pestare il grano, che c'è il raccolto di una vita qua, per favore, se ne vada via. Signora mucca, vada via, ho detto. Porca miseria, sempre in mezzo alle scatole. Fermi tutti, ci serve anche lo zucchero, mi stavo dimenticando. Signora canna da zucchero, non è che mi può dare? Grazie mille. Non è che possiamo farla integrale con direttamente le canne, senza per forza metterci lo zucchero, no. Ripensandoci, poi una torta alle canne la mangerebbe solo Franklin, quindi non conviene decisamente. So raga che abbiamo l'autocraft qua a sinistra, ma chi se ne frega, noi vogliamo fare le cose a mano ancora come si faceva una volta. Dopodiché prendiamo lo zucchero, lo mettiamo ai lati e mettiamo il nostro ovone al centro e boom, la nostra torta è pronta e il signor villico, che era quello di prima, sarà finalmente saziato. Boom, perfetto, livello 1 superato. Qua dobbiamo inserire un pulsante. Io dove lo trovo sto pulsante? Fatemi guardare subito in faccia, ragazzi, io so che 9 volte su 10 queste cose ce le ho in faccia, ma proprio scontato. No, ragazzi, ne ho fatte troppe di stiamo per essere preso per il naso da sti pulsanti. Boom, perfetto, livello 3. Ok, abbiamo una chest con a lot of ciottoli, che sarebbe poi cobblestone. Abbiamo ancora il villico. Se ti serve qualcosa vai nella miniera o nella palude. Ok, andiamo prima in miniera o nella palude? Io ragazzi andrei prima nella miniera, che almeno la miniera siamo sicuri che è tranquilla, incrociando le dita che non mi becco sotto, non lo so, cose brutte. Dopodiché ragazzi potremmo fare un salto in palude, che dite? Poi intanto abbiamo una sorta di ripetitore, cosa serve questo? E miniera sia, piccone in spalla e andiamo. Dove devo andare qua? Allora vedo un sacco di materiali. Ok, non lo so ragazzi, non sto capendo. Devo prendere tutto o solamente certe robe? Ho mandato una piccozza di diamanti, quindi io intanto prendo della redstone. C'è anche del ferro, potrei anche prendere del ferro, ma raga al momento direi che non lo so. Abbiamo un ripetitore là, quindi immagino che forse ci serve solo della redstone. Non ne ho la più pallida idea. Comunque boh raga, torniamo indietro, perché io qua non vedo assolutamente nulla da prendere. Qua sotto c'è qualcosa, un pulsante, no. Signor Villico, come spiegazione non è che sia un granché, mi ricorda la mia prof di inglese alle elementari, dove per tipo un anno abbiamo fatto la colazione inglese, dove mangiavamo tutti i giorni, quindi ecco, alla fine non è che si impara tantissimo. Io qua cosa devo fare adesso? Allora possiamo incantare la spada. Abbiamo una spada di diamante, possiamo incantarla o con looting, che possiamo droppare di più, oppure con sharpness. Io ragazzi andrei assolutamente con affilatezza, anche perché dobbiamo spawnare degli slime, quindi sicuramente io non è che ci posso droppare di più degli slime. Chi se ne frega di droppare una palla in più, dei due ne ammazzo qualcuno in più e va bene così ragazzi. Sharpnessiamo la nostra spada. Dopodiché spawniamo ste sorte di gelatina. Vado a fare il brodo, se ne vado. Mi stia lontano. Ok, perfetto. No, no, è vero. Cosa sono quei cosi lì in fondo? Aiuto, scheletri! No, 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 premi il bottone, premi il bottone, premi il bottone! C'ho una mira stortissima nel premere i bottoni, ma ok. Perché se io clicco spawna gli slime mi tira fuori l'esercito di Sauron più non so cosa? Allora, cosa devo fare qua? Non lo so, raga, non mi viene in mente nulla, non è che dobbiamo tornare in palude. Mi spiegate cosa serve sta palude piena di robe? Tra l'altro hanno vinto gli slime. No, calmi, calmi, andate a fare il brodo, ho detto, andatevene via, andate via, andate via, 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 via. Si leva dalle palle, grazie, perfetto. Quanti cavolo, no raga, innanzitutto io odio gli slime, sono troppi. Allora, vedo che innanzitutto voi ho spawnato una testa di scheletro al posto di looting. Perché? Cos'è sta roba? Io non l'ho piazzato sto scheletro, cosa devo fare? Non è che devo sharpnessare anche questa, cosa stanno dicendo gli scheletri? Ma sto parlando con... No, 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 lontani, giù quelle sorte di cose di legno. Sono incazzatissimi, veloce, veloce, passa di là, passa di là. Oh, se avete il ciclo sono problemi vostri. Depositiamo tutto perché so già che la mia fine non sarà delle più belle. Andiamo a menare quei cosi. Finiremo male, spero che abbiano preso fuoco. Ne è rimasto uno perché c'era il cappellino. Come sei grazioso, maledetto te e il tuo elmetto del cavolo. Becca sharpness, porca vacca. Muoia, 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 ok. Tra l'altro io cercherò di prendere sharpness manco sapendo se avessi appunto... No, 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 vai via, vai via.
No raga, veramente c'è il diavolo là in fondo, io in palude non ci vado più. Né raga che io devo semplicemente attivare sto ripetitore con qualcosa. Ma se tipo creassi direttamente un blocco di redstone e poi ce lo piazzo sopra, non è che questo mi fa passare direttamente. Tipo non lo so, rompiamo questo, ce lo piazziamo in mezzo. Boh, e poi cosa devo fare? Perché vedo che cliccando... L'idea che non debba più tornare in palude mi piace veramente un sacco. La cosa brutta è che non mi danno istruzioni, niente su quel che devo fare. Cosa devo fare qua? Devo aprire questa chest con una fornace, una piccozza di diamante, legno di quercia, carbone e robe del genere. Raga, più confuso di uno che ha studiato francese per la verifica di inglese. Seriamente sto cercando di capire. Io con legno ci posso fare i pulsanti, quindi volendo potrei già passare. Soluzioni me ne date, non mi danno niente. Perché? Cosa serve un potere delle soluzioni se manco me ne dà? Facciamo una roba, raga. Le rose sono rosse, le viole sono blu. Premo un pulsante e non ci pensiamo più. Passo al prossimo livello. Sì, livello 5, perfetto, l'esplosione. Ok, inventario pulito, adesso cosa devo fare? Devo far esplodere qualcosa. Ma dove? E soprattutto cosa? Allora, mi ha dato una fornace, della sabbia, un occhio dell'end, un crafting table, del carbone, una lacrima di ghast. Allora, come prima cosa dovremmo posizionare quella fornace. Ci piazziamo dentro la sabbia e facciamo diventare vetro. Avremo 7 blocchi di vetro. Non volevo mettere il crafting table, dai, che palle. Risputami fuori il crafting table. Mannaggia la fornace che si mangia tutto. Niente ragazzi, aspettiamo un attimo che ci sputi il vetro. Dopodiché direi di rispawnarci un'altra volta gli oggetti. Tanto premendo là in fondo ci rivediamo un'altra volta. Signora fornace, lei comunque è infame come non mai. Se lo lasci dire, mettiamo i 7 pezzi di vetro qua dentro. Dopodiché metteremo l'occhio dell'end al centro, la lacrima di ghast sotto, e dovremo avere quella sorta di cristallo. Cristallo dell'end si chiama, non mi ricordo. Io questo poi cosa devo fare? Non lo so raga, mistero della vita comunque. Facciamo esplodere sta boccia in teoria. Così facciamo esplodere anche la fornace, sperando. Ok, signora fornace, io gli avevo detto che le avrebbe pagate tutte. Boom, perfetto, livello 6, zombie. In teoria il crafting table e il pezzo di legno mi sono avanzati dallo scorso livello, quindi non li devo usare. Visto che il livello si chiama zombie, io raga, per essere un po' più tranquillo, mi sono dato una spada di legno. Poi non si sa mai. Volando uno zombie cosa fa? C'è uno zombie qua? Ah, non è che devo fare il labirinto con lo zombie. Vediamo un attimo, vediamo. Sì, ok, lo zombie va avanti. Signor zombolo, lei mi deve completare. No, no, non si incastri nella pietra. Venga fuori, maledizione. Venga fuori. Perché ho due zombie? O è solo uno? No, sono due, ragazzi. È troppo un casino lì sotto. No, dove si sta incastrando? Esci di lì. Ma si fa a fare le curve, raga, questi cosi? Uno è morto. Comunque abbiamo quello di riserva. Madonna, raga, diventerò stupido a fare tutto sto robo. Seriamente. Questa mappa, raga, secondo me non è da Nabo Pro su Minecraft, ma è da tipo sano sclerotico. Perché io seriamente sto diventando pazzo. Devo girare qua in fondo. Poi, signor zombolo, non è che mi può completare tutta quanta la zona. Le butto giù un villico se vuole. Glielo butto qua, le va verso il villico e abbiamo completato. No, non voglio manco pensare al fatto, appunto, che mi possa morire da un momento all'altro. Fatemi vedere dove è arrivato quel cretino di uno zombie che non si sia ancora infilato in qualcosa. Anche perché, dalla in fondo, non dovrei sentirlo. Ci siamo, io dove devo arrivare? C'è una pedana a pressione, l'ho visto. Quindi, magari deve arrivare lì in cima. Non lo so. Comunque, raga, scopriamolo. Quanto manca, maledizione? Deve mancare pochissimo. Due passi e c'è il ripetitore lì sotto. Quindi, dovremmo essere veramente a due passi dalla svolta. Quindi, facciamo così. E facciamo... cosa? Non è quello? No! Ok! Prima mappa completata, diriamoci immediatamente nella seconda. E speriamo non ci siano livelli del tipo quello della terra con la chest, che non ci ho capito assolutamente nulla. Innanzitutto, raga, non so se la versione di Minecraft è questa, ma chi se ne frega, noi comunque riusciremo a sbrogliare quello che ci aspetta, speriamo. Va bene, devo sbloccare la porta con una combinazione. Intanto qua abbiamo una chest. Prendi questi item. Tiriamo tutte quante le leve. Si sblocchi, signora porta! Si apra, non si apre la porta, aiuto. Ecco, ok, perfetto, porta aperta. Combinazione casuale. No, non ho citato, maledizione. Apriamo quello che c'è nella cassa. Che non che devo fare? Ah, devo scrivere robe sui fogli. Ok. Sono un minerale, sono usato nelle costruzioni moderne. Cosa sono? Mia madre. Sono rosso e bianco. Cosa c'è di rosso e bianco? Raga, in teoria le cose rosse e bianche si utilizzano per fare le case moderne sono la redstone e il quarzo. Buttiamoglieli tutti e due, non so appunto se servono entrambi o solo uno. Ma che se ne frega, un punto di carta ne abbiamo in abbondanza. Buttiamo dentro e boom, aprimi la porta, nada, niente. Con il quarzo spero mi apro quella fottuta porta. Prendiamolo, boom, mettiamo qua dentro il nostro bel foglietto di carta. No, la redstone non la volevo, voleva solo il quarzo. Ma va bene, devi trovare una via di fuga per il prossimo livello. Ok, puoi rompere solamente il primo strato di sabbia con la pala che è qua dentro. Ok, modo per uscire. Comunque uno basta che appunto venga qua, vada qua e già fuori ci arriva. Sta leva, se la tiro succede qualcosa. No, non fa nulla, ok. Lasciamo perdere gli scorsi due livelli che erano buggati. Qua intanto abbiamo una chest con all'interno un piccone. Ho del ferro e un piccone. Devo rompere sicuramente sta roba. Poi devo cuocerla perché abbiamo una fornace. Fatemi leggere un attimo. Tutti gli item di ferro, devo costruire appunto degli item con il ferro, devono essere messi unicamente sopra la terracotta. Perché ho detto terracotta che clay è argilla, ma va bene lo stesso. Dopodiché, io tra l'altro non ho fatto caso, ma ho cose per arrostire il ferro. Io santo, arrostire il ferro, raga, non si può sentire, ma va bene lo stesso. Questo è il quality content che ci piace. Prendi tutto quanto. Dopodiché, ah, c'è già il carbone. Due punti abbiamo l'argilla color ciano. Dovremmo piazzarci gli item fatti con il ferro
per uscire di qua. Le uniche cose che mi vengono in mente, ragazzi, sono due. Anzi, una. Una porta. Perché la porta è alta, possiamo farci il parkour sopra e possiamo saltare di là, appunto, senza barare. Intanto vedo della ghiaia di là, quindi probabilmente c'è una trappola là sotto. Signor ragno, non l'ha invitato nessuno. Se ne vada via, stia calmo, stia tranquillo, non la voglio, vada via. Muoia! Oh, maledizione, ragazzi, i ragni che si autoinvitano a casa degli altri. Ragazzi, ho dovuto mettere giorno perché cominciava a entrare colonie di ragni. Era diventata invivibile la cosa. Allora, adesso non ci resta altro che creare le nostre belle porticelle. Poi non so se devo per forza utilizzare tutto il ferro, non ne ho idea. Però io devo uscire di là, io con la porta ce la faccio e boom! Perfetto, allora qua abbiamo una sorta di questionario. Visto che ci sono due cartelli, cosa c'è scritto nel cartello? 2 più 2 per 2, fa 6. Quindi tiriamo sta bella levozza e boom! Ok, si è aperta la porta, perfetto. Allora, in caso sbagliassi la risposta, questo mi butta di sotto, ragazzi, non lo so. Comunque, anche questa mappa è completata. Perfetto, abbiamo imparato questa volta che i ragni non si possono autoinvitare a casa nostra. E siamo un po' più pro sotto quell'aspetto. Comunque, ragazzi, abbiamo preso la patente da zombie e abbiamo imparato che i ragni non sono nostri amici. Passiamo con la terza, non so cosa potremmo imparare in quella. Ok, ci siamo. Signora mappa, per favore, non sia buggata, glielo chiedo in ginocchio. Cioè, in realtà sono a sedere, però va bene lo stesso. I vari livelli sono divisi in varie difficoltà. C'è easy, medium e hard. O easy normale, non mi ricordo, ragazzi, non ho guardato. Questo livello difficoltà, easy. Ok, qua abbiamo un sacco di cartelli che devo fare. Devo riuscire a uscire da sta zona. Vedo che c'è un droppatore lì in cima. Premo sto bottone e vediamo un attimo cosa succede se esplodo. No, ok, mi ha dato della cobblestone. Vedo un bastone. Devo craftare una leva e metterla qua in fondo. Perfetto, e fino a qua ci siamo. Levozza costruita, prendiamola e mettiamola qua in fondo. Shbam. Già fatto. Sono rimasto malissimo, raga, ma proprio male. Passiamo al secondo livello e qua cosa devo fare? Vedo che c'è un baule incastrato che non posso aprire. Se premo sto bottone, cosa mi butta fuori? Un piccone, quindi potremmo prendere il ferro, probabilmente. Allora, vedo che c'è del ghiaccio. C'è un calderone, quindi dovremmo fare un secchio, probabilmente, questi tre pezzi di ferro. Non lo so, però intanto vedo un pulsante e mi tirerà fuori il baule, dico bene? Sento un rumoraccio. No, solo il baule, ok. Al suo interno abbiamo fornace e carbone, quindi potremmo finalmente cuocere il nostro ferro. Creiamoci subito il secchio in teoria. Col piccone dovremmo riuscire a rompere il ghiaccio ottenendo l'acqua. Quindi da bravo, un bel colpo e shdang. Perfetto. Acqua ottenuta dentro al secchio. Mettiamo l'acqua dentro e boom, il meccanismo col calderone ha funzionato. Qua intanto, perché non posso andare avanti? C'è un ostacolo qua. C'è della roba invisibile. Non è che devo fare del parkour invisibile. Bello che mi piacciono queste cose senza spaccarti una gamba. Bravissimo. Andiamo qua in cima. Dovrei andare in teoria a sinistra perché è quello più lontano. Non lo so. Andiamo qua. Boom. Perfetto. Dopodiché cosa devo fare? No, stia tranquillo. Dalla mappa non ci esco. Entriamo qua dentro e qui. Cosa devo fare? Non sto capendo, ragazzi. Ci sono un sacco di tramogge. Devo spawnare dei blaze. C'è scritto che dobbiamo premere il droppatore due volte. Qua intanto abbiamo una pozione, un piccone e una zampa. Quindi dovremmo fare delle pozioni. Ragazzi, è il droppatore che mi prende per il naso. Un secondo. Spawniamo dei blaze a vedere cosa succede, ma. Ok, è là in fondo. E quindi cosa fa? Nada, raga, livello buggato. In pratica avrei dovuto tenere la verga dei blade. Dopodiché mi sarei dovuto craftare la pozione del salto e avrei dovuto jumpare di qua. Il livello è buggato, quindi chi se ne fottono. Intanto, ragazzi, andiamo avanti. Qua abbiamo una cassa con della redstone. Raga, questi se in una mappa non mettono almeno due livelli buggati non sono contenti. Nel prossimo livello dobbiamo scrivere qualcosa sopra un pezzo di carta per riuscire a passare di là. Ok, la carta è là dentro. Qua invece abbiamo sicuramente le pozioni per avere l'esperienza. E nel cartello c'è scritto che quando sono dai ragazzi verdi scappano, una roba simile. Spero di aver tradotto bene, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Allora, adesso prendiamo un po' di esperienza. Cosa potrebbe essere mai sta roba? Non so se ho interpretato bene il cartello. Comunque, io se vedo un creeper scappo. Quindi, meno male, penso sia questa la risposta. Devo mettere qua dentro. Sei inghiottito il mio creeper, non mi ha dato nulla. Maledizione. No, ok, non è creeper. Però in teoria quando me lo inghiotte vuol dire che non lo so, raga, non ne ho idea. Facciamo il cactus. Non lo so, raga, non sto risolvendo l'indovinello. Sto mettendo cose a caso. A meno che, raga, allora, quando vado dai ragazzi verdi scappano. Dovrebbe essere così. Fatemi pensare un momento. Magari, ragazzi, si riferisce ai creeper che con l'ocelot scappano, che sarebbe il gatto pardo. No. Però è l'unica risposta esatta questa, perché è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Dai, allora cos'è che scappano i creeper? Non era l'ocelot, allora saranno i gatti. Non mi ricordo, porca vacca, raga, veramente. Gatto? Non è che devo metterlo al plurale. Non lo so, comunque. No, non si apre. Sto avendo dei dubbi, raga. Allora, un attimo, quante interpretazioni può avere? Perché secondo me, raga, è l'ocelot. Poi non so se un Pocket Edition si chiama in modo diverso, ma in teoria è gatto pardo, l'ocelotto, insomma, è quello. Allora, l'associazione ocelot creeper non funziona. Qua cosa c'è qua dietro? C'è la soluzione? Cosa c'è scritto là in fondo? The story of an ocelot. Ma ce l'ho messo l'ocelot e non me l'ha aperto, maledizione. Livelli buggati maledetti, raga, livello buggato anche questo. Corpo di mille balene, il nostro pugno è più forte di ogni tipo di bug. Quindi passiamo di là e... nel caso sbagliassi finisco di sotto, molto simpatica la cosa. Il ripetitore dietro di te è bloccato o glitchato? Dov'è il ripetitore? No, questo è bloccato. Questo è bloccato, quindi in teoria dovrebbe essere così.
Ok, perfetto. Pioggia di frecce, ragazzi. Finale epico. Assolutamente. Sono i fuochi d'artificio dei poveri. Questi, roba simile. Comunque, ombre, siamo riusciti a completare anche questa mappa. In questa qua abbiamo imparato che... non lo so, che in realtà non sono gli Ocelot che fanno scappare i Creeper, ma scappano da soli, sono stupidi. Non lo so, raga, non ci ho capito assolutamente nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi lasciate un bel pollice o un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se non siete ancora iscritti, trovate tutti i social sotto in descrizione nei commenti, come al solito. E che dire, qui da Flendo, questa pioggia di frecce, la smettete di colpirmi, per favore. È tutto, bella riga.